No, almeno più o meno a me si dovrebbe sentire, che poi non si sente perché parlo normale. No, ma penso sia più riferito a me che a te. Lasciamo perdere, sono distratto in questo momento. Vabbè. Vabbè, qua lasciamo perdere. Qua abbiamo te possino, Game 1, Igari, te possino. Ah, Pingu, te possino. Abbiamo due volte. Game 1. Loser Final, Jena, Tuna, Sonic, Lucas. Eh sì, Sonic, Lucas e un e Battlefield. E si inizia già. Allora, un Lucas che non saprei come classificare in questo matchup. Però questa volta Genarog si la sente di provare Lucas. Nel senso, Lucas qualche tool per dar fastidio a Sonic ce l'ha. Di fatto però Sonic è parecchio fastidioso per il nanetto. Dalla regia ci dicono leggero svantaggio per Lucas. E mi sento di essere d'accordo comunque. Finché parliamo di un vantaggio del 55-60%. Sì, ci può, quello ci può stare. Alla fine sono, si camperano a vicenda entrambi. Beh sì, in questo momento sembra essere molto più efficace il camping di Genarog. A suon di PK Fire, tra l'altro. E che è molto più efficace perché questo mantiene la distanza con dei proiettili che Tuna non ha. Sfrutta i proiettili che ha per mantenere, per sì. Outcamperare e... L'ha provata, non va. Nair a Pair. Anzi, si prende un bel punish qui. Comunque addirittura... È vivo. È una cosa jab, che fa consapevolmente, non è la prima volta. Bravo qui ad utilizzare PK Freeze, ma sbaglia veramente di qualche pixel. 115%, sta subendo enormemente qui Tuna Link. Penso anche forse per colpa dello stage. Le piattaforme l'aiutano. Le piattaforme aiutano molto il movimento di Jena, di Lucas. Ha più livelli su cui riposizionarsi, sì. Per evitare il camping del side B e del down B. Semplicemente. Vediamo. Strano che, a questo punto è strano che Tuna non l'abbia bannato. Vedendo come stanno andando le cose. Beh, forse ha paura di stage, di altri stage, semplicemente. Vediamo comunque. Vediamo. Ancora il down air, ha provato a prendersi la meteora, che però non è andata. Parte down throw, parte la pair. Troppo alta la percentuale. È già troppo alta. C'è un leggero rage effect. La prossima presa potrebbe uccidere di back throw, se non di up throw addirittura. Back throw d'alleggio sicuramente. Tanto PK Fire, rage effect massimo per Sonic, il che porta la situazione in una sorta di parità in realtà. Siamo in una situazione di stallo in questo perché momento. Perché l'F-Smash al bordo può dare una piccola soddisfazione a Tuna Link, che sarebbe quella del vantaggio, perlomeno momentaneo. Vediamo comunque. Ora è difficile perché nessuno di due riesce a mettere nulla dalle truppe. Ah, ovviamente anche la pair in questo momento uccide per Lucas, eh? Specialmente se a mezz'aria. Ma deve metterlo. Sì, ovvio. Ora non penso proprio che la grab che riuscirà a farla down throw a pair. Ora è soltanto chi riesce a vincere per la prima volta per bene il neutral e a prendere la kill. Eh sì. Trova la throw, non può continuare. Ci prova, tenta la copertura. E Rage gli sta dando fastidio tra tante virgolette. Jena evita la spring, torna on stage. È un ritorno un po' sporco. Quello di Jena che ottimo trova il dodge. Un ottimo air dodge. Prova l'approccio di neutral air, ancora throw. Tra poco. Sempre più stallata in realtà. Comunque la possibile sia preparando. Sì, la stia. Io vorrei far notare che sono passati 3 minuti e 40. Siamo ancora al primo stock. Sì, ancora prima stock. Riesce 158-134. Quasi va time out. La cosa bella se è questo primo game. La stessa cosa che ha fatto, la stessa kill contro Fire. La kill contro Fire tale e quale. E ora... La cosa che mi fa ridere è stato Ringtolu che ha scritto please fast 3-0 e not again 5. Non sarà affatto fast se bene, continua così. D'accordo. Grazie Ringtolu per aver fatto la spectator's curse. Ed ecco che arriva l'altro. E ora abbiamo 1 minuto e 45 sì. Per vedere. Giustamente Tuna Link aspetta. Probabilmente punta a una vittoria al time. Punta in questo momento è lecito puntare al timeout. Sì, ma infatti non ha aspettato del tutto. Questo perché? Perché in questo momento è in svantaggio. Sì. Ha perso il neutral due volte e è finito in svantaggio.
quindi non è sua intenzione almeno per ora camperare del tutto, ritorna in vantaggio lui stesso, però è ancora arriva giustamente il down air. Diciamo che è ancora presto, cioè poteva già iniziare a camperare, però non l'ha fatto, deve prima accumulare percentuale. Sì, esattamente, qualche punto percentuale in più di vantaggio gli serve, perché lui deve per forza entrare per fare danno. Luca Jennerog non deve. Jennerog non ne ha bisogno. Ora può camperare. Sì, infatti è quello che sta cercando di fare, giustamente. Prova ad approcciare l'avversario col neutral air. Lo colpisce solamente con un down tilt, ma non ha. Cerca di essere molto safe, ma abbiamo una. E poi l'up smash che riporta. E non morto, non è morto. Abbiamo di nuovo in vantaggio Tuna. Eh sì. È uno scambio di vantaggi, 37 secondi al termine. E a questo punto il vantaggio di Tuna è bello solido. Trova anche il non trova la kill, però 81 a 128 è veramente enorme. 30 secondi alla fine. E qui arriva l'F smash. Per sono stati 4 minuti 5 minuti e mezzo 5 minuti e mezzo tesissimi. E poi un minuto di distruzione. Ah, ok. Allora 4 e mezzo e 1, sì. Sono stati 4 minuti di tesissimi. Poi un minuto di distruzione ed è stato velocissimo. E magari allora ci siamo ancora per il fast trio. Fast no, ormai. Però... vabbè, forse un pochino più fast, sì. Allora, sicuramente, perché adesso la natura del match cambierà del tutto. Per quale motivo? Perché Jennerog ha preso Cloud. Ah. Quindi Cloud più forte d'Italia in azione. No, non c'è Tsuru, vabbè. Peccato. Volevo... Okay. Vabbè, vediamo un po' comunque, perché abbiamo Tuna Link contro Jena, match numero 2, questa volta siamo su Dreamland, quindi gli piacciono le piattaforme Jena, almeno in in questo matchup, in connubio con questo pick. Abbiamo parità percentuale per ora, non è vero, non più, devo smetterla di parlare a caso. Vabbè, ancora molto presto per parlare delle percentuali, eh. Nel frattempo abbiamo Jena ha caricato il limit, vediamo. Abbiamo ancora altri danni da parte di Tuna. Attenzione. Torna on stage senza usare il limit, dash attack, back air. Bello questo neutral. Ottima idea per prendere danni. Ancora l'up smash, bella up air, ha trovato una bella serie di mosse qui con il quale è riuscito a portare perlomeno in una percentuale sopportabile l'avversario. Strano quell'up quasi out of shield. Riesce a passare leggermente in vantaggio. Ottimo perfect shield. Sì, bel perfect shield da parte di Tuna, che ripete ulteriormente sul down air. Lascia attacca a vuoto per Jena. Bel poi, air. Col colpo basso del neutral air lo mette fuori posizione. Adesso ha a disposizione il limit. Tuna è fuori dallo stage. Prova a prenderlo con down tilt. Non riesce. E allora Tuna deve andare per forza dall'altra parte di nuovo. Vediamo comunque ancora il 6B, non c'è il perfect shield, ma riesce comunque a punire con left tilt. Eccolo qui, back throw su Tuna, prova il down air che non va. Tenta la B auto shield, avrebbe ucciso, possibile. Sì, avrebbe ucciso probabilmente. O comunque Red Shine sarebbe comparso. Vediamo. Prova l'up smash, qui poteva giocarsela un po' meglio in realtà. Jena, che ferma il momentum. Gimpato. Gimpato, c'è il taunt, doppio taunt da parte di Tuna, che cerca di puntarla sui nervi dell'avversario. Abbiamo un Tuna confident. Vediamo, perché trova ulteriori danni portando l'avversario a 27, sì, a 100. Magari 127, gli piacerebbe. Prova il back air a cercare la kill, non arriva. È dura a rimanere vivi per Sonic e non ce la fa. Viziata questa kill, in realtà da una DI non perfetta. Ha provato, penso, a correggerla verso destra all'ultimo, non ci è riuscito. Ora vediamo che la situazione è uguale praticamente all'inizio, sì, del game. La differenza con il match precedente ovviamente è che qui non ci stiamo mettendo delle cifre epocali di minuti, siamo ancora comunque a 2 minuti e 58. Vediamo, di tilt che viene grabbato. 1-0. Hanno fatto, sono quasi andati quasi al time out. Vediamo, 15 a 67. Continua a caricare il limit, prova la pair, è bravissimo Tuna Link a non lasciargli spiragli.
attenzione, qua il 6B viene immediatamente punito, è già a tre cifre Cloud, deve stare molto molto attento. Mentre tu una link, Link doveva provare la back throw, forse un misclick può essere. Comunque limit pronto per Cloud, che però non può ancora sfruttarlo al meglio, è a 45%. Eccola la back throw. E credo proprio che il limit verrà utilizzato esattamente così. Ottimo, per evitare poi l'F smash addirittura. Savage. E poi ha provato lo sweet spot del down air, che però non è andato. Un vero peccato, perché l'idea era spettacolare e l'aveva anche letta. 85 a 139. Perfect, si scambiano perfect shield. Continua a caricare leggermente il limit, che sarà molto più difficile da caricare, ricordiamo, su Ultimate, per fortuna. Attenzione al down air da parte di Cloud. F-throw. Sì, lo butta fuori ovviamente per finire di caricare il limit. Prova a prenderlo con down tilt, ma c'è sempre la protezione. No. Del WWF sul riccio blu, che è una specie in via d'estinzione. E si estingue, la kill col dash attack. Si estingue per l'1-1 il riccio blu. Il WWF piange la morte di Sonic. Si va a match 3. E questa è proprio la definizione di taunting to get bodied. Si va a match 3. Due si scambiano un brofist di rispetto, che voi non potete vedere purtroppo. 3-2-1, via, signori. Chi era l'altro sesto? Scusatemi. Dina? Dov'è Dina? Si riparte, siamo 4-8 in questo momento. Qua aveva provato addirittura forse la meteora, che comunque non avrebbe ucciso, troppo in basso la percentuale ora come ora. Siamo veramente agli inizi del match. 26 a 32 in questo momento, riesce a prendere anche qualche altro danno sull'avversario con il neutral air. 42 a 56 in questo momento, riesce a ritrovare un altro danno di appeal. No, lo fa spesso. Mi ha sorpreso. Va solo tenuto d'occhio tu una link, perché le prime volte sa quel che fa. Sì, ormai mi capita di vederlo giocare spesso, quindi bella Metro. Sì, qua è costretto a utilizzare il limite. No, ce la fa tranquillamente, infatti eccolo qui. Prova ad approcciare, come potete vedere va molto di falling up air per cercare di sollevare l'avversario e combarlo ulteriormente. Attenzione, neutral air anche da parte di Tuna, che prova l'F smash che non arriva però. Attenzione, si va a rifugiare sulla piattaforma, ancora la roll ad evitare che l'avversario possa rompergli le uova nel paniere. 66 a 110, blocca il momentum con il 6B. Tuna non se l'aspetta, lascia l'avversario recuperare in tutta tranquillità. Va a 77% in questo momento Sonic, che... Oh, ancora! Buon recupero. Blocco del momentum lo sta utilizzando molto molto bene. E di nuovo back air. Di nuovo off stage. A questo punto invece utilizza l'air dodge. Sta mix upando molto bene off stage. Mi sta piacendo l'off stage di Jenna con il suo Cloud, che esce di nuovo e poi caster curse di nuovo. Mi sta piacendo l'off stage di Cloud. Morto. Bene, è bello, è sempre così bellissimo. Comunque va detto che è stata anche una bellissima mossa da parte di Tunalink. Non è, è andato profondo, non è a prenderlo. Un errore di genere. È stato andato profondo a prenderlo. Poi con il Fair, che è stata che era l'unica mossa che poteva praticamente condannarlo. Vediamo, neutral air. Riesce a rifugiarsi di nuovo. No, sbaglia tutto e rilascia lo scudo. L'aveva bloccato. L'aveva già, è stato. Se l'aspettava. Stavolta se l'aspettava. General. L'aveva già fatto prima. Ha già fatto più volte il. Che non grappa il. Attenzione, è ancora alzato. Sì. E riesce a ritornare. L'ha no, già comunque, fatto allora più volte. Se lo aspettava, sì. Il punto è che normalmente quando fai quel tipo di manovra ti aggrappi al bordo. E invece no, lui ha già fatto il punto è, non solo ha già fatto la manovra sotto, ha già fatto ben più di una volta la manovra, e qui non aggrappa a ledge e va di back air. E bravo Ikari che sta attento. Nonostante tutto. Nonostante tutto. Nonostante non sappia parlare, però noto le cose. Ora vediamo.
Abbiamo un Cloud a 120% e un Sonic al 4%. 120 è dura, così come è duro questo pugno, smash dritto. È costretto ad utilizzare il limit. Eccolo qui, arriva la kill al abbastanza. 2-1, match point doppio per Tunnelink, che potrà andare, nel caso dovesse vincere questa partita, a prendersi il rematch contro Fire, che è stato colui che ha condannato alla loser's bracket proprio Tunnelink, che lo attende in grand final. Un altro cambio per Genaro, che oggi gioca con la tag Joan, e prende Sonic. No, per fortuna no, almeno non sembrerebbe. Prende Sonic. Sonic non ci ha sentito. Eccolo, Wi-Fi Trainer. Si sente confident con questo Wi-Fi Trainer. È se lo sente abbastanza confident da cacciarlo in loser final. Vediamo cosa farà. Carica, inizia caricando e tirando una palla in testa all'avversario. E poi se la riprende dritta in faccia per colpa della molla. Recupera un po' di vita, torna all'edge, si prende il back air. Non comincia benissimo la partita per Wi-Fi Trainer, non saprei nemmeno come classificarlo questo matchup. È stato all'edge fino ad ora. È quello che deve fare in realtà. 17 a 50. Ci vanno da Lo erano. Allora, qua. Oh, il down air! Colpisce. No! Colpisce prima con la molla. E la che chiude. Cazzo? Oh! È 3 a 1. Rip Jenna. Jenna rinuncia così quindi alla grand final. Io volevo in realtà. Un vero peccato, sarebbe stato bello vedere la partita per intero, ma di fatto chi meglio di Jenna può sapere i limiti di Jenna? Sì. E quindi siamo arrivati alla fine di questo torneo single, che abbiamo ancora i double da fare, da finire. Come? Sì. Io non li commento, ve lo dico subito. Tu non ti mettere in mezzo. Ed arriva Fire, signori! È pronto, si asciuga le mani. Si prepara. È arrivato il momento di prendere questo torneo dalla win per lui. C'è un caldo pazzesco in questa giornata di fine luglio. Tuna, ho gli occhi della tigre. Dove ti vedo? Ho gli occhi della tigre. Ce li avrà dopo. Ce li avrà dopo. Vai. Beh, io ci credo. Se mai riuscisse a vincere questo. Ci credo, Tuna.